Allora, questo sarà un video, diciamo, breve, nel senso che non c'è la parte commenti che mi porta via un sacco di giorni, per commentare un po' in fretta le novità di lunedì 12 giugno, in cui c'è stata un'udienza del caso dei Liceneri, incidenti probatori, alcuni risultati di alcune analisi. Si è sentita una carrellata di affermazioni dei vari avvocati, periti. Per cui insomma, materiale interessante, nulla di proprio decisivo, ma è giusto parlarne perché sono cose interessanti, alcune soprattutto. Prima però devo fare qualcosa che non vorrei neanche chiamare ratacorige, anche se si tratta di spiegare meglio una cosa. In pratica è successo che qualche giorno fa mi sono sentito con Nicola, l'amico Nicola Castellano, al telefono, una telefonata molto amichevole, devo dire. Comunque mi sono reso conto che forse sono stato mal interpretato in una discorso che ho fatto nel video precedente, no? Tra l'altro c'è anche un commento che non commenterò adesso perché appunto non c'è la sezione commenti in questo video, della madre di Nicolas che ha catturato giustamente l'attenzione. Non sono sicuro che sia correlato, ma diciamo che mi sembra importante precisare subito meglio questo concetto. Il mio timore è di essere stato male interpretato. L'argomento era del perché chi ritiene, per tutte le ottime ragioni del mondo, che potrebbe il colpevole essere il terzo uomo, allo stesso tempo, diciamo, difende, nel senso che ritiene che Mohamed Galul non abbia colpe. A me sembrava abbastanza logico come coerenza questo ragionamento. Se tu pensi che il colpevole sia Tizio, allora non è Caio, e quindi dirai, ma no, Caio non è. Però sembrerebbe che magari mi sono espresso male, perché l'ho fatto apparire come una cosa un po' losca. Quasi che ci sia qualcuno che malignamente vuole incastrare il terzo uomo e per fare la risposta addirittura a negare l'evidenza, le colpe di Mohamed Galul. Questo crea brutte atmosfere, ma non era quello che intendevo dire. Quello che intendevo dire, e che ho appena detto, ma provo a dirlo con altre parole, è che ovviamente chi si è convinto che il colpevole è il terzo uomo non pensa che è stato Mohamed Galul a uccidere Alice. E magari neanche a bruciare la macchina, eccetera. Con quel piccolo dubbio se non potrebbe essere esecutore materiale di un mandante. Come mai si esclude sempre il terzo uomo come mandante e rimane invece per gli altri due? Non mi è ancora chiarissima questa cosa. Comunque volevo precisare questo. Ecco, nel caso del commento della mamma di Nicolas, io non ho neanche seguito ancora tutto perché c'erano già 500 commenti dopo un giorno. Lo farò più avanti, ovviamente, però per ora l'impressione è che ci sia una famiglia un po' spaccata, ma io spero non troppo, perché sarebbe una cosa molto triste, se già questo dolore da affrontare di una persona cara per tutti, ovviamente, per la mamma di Alice e il fratello, ma sicuramente anche per Nicolas che perde la moglie, la bambina Anastasia che perde la mamma, insomma, e i genitori di Nicolas, eccetera. Cioè, non voglio credere che siano arrivati i ferri corti. Ci sono però. Ed è un po' lo stesso discorso, ma su scala più importante, quello che può succedere tra YouTuber, tra persone, come siamo tutti noi o voi che commentate, possono nascere idee diverse. Però non c'è motivo di arrabbiarsi o di credere che chi ha un'idea diversa lo faccia malignamente per diffondere la menzogna o nascondere la verità. Questo non mi sembra neanche ragionevole da pensare. Non so se questa precisazione risolverà tutto, magari ci tornerò anche nel prossimo video, ma per ora sappiate che non considero nulla di sospetto nel fatto di qualcuno che difende Mohamed Galul o sostiene o crede che sia innocente. È una questione di coerenza, hai un'idea e porti avanti quell'idea. Chiudiamo questa parentesi sperando che sia bastata. Allora, ci sono varie notizie che sono venute fuori, anche se devo dire che un po' contraddittorio a seconda di quale avvocato o perito senti commentare dopo quella seduta, hanno una piega un po' diversa. E va bene, comunque una cosa che mi ha colpito molto è che in pratica non è stato trovato il telefono di Alice in macchina, no? Bruciata quanto si vuole, un piccolo rottame si doveva trovare. Si direbbe proprio che no, non c'era il telefono in macchina. C'è stata una voce, sapete, non molto tempo fa, che diceva di un chip, un circuito integrato, che doveva essere del telefono. A me sembrava strana sta cosa, perché non è che ci sia un solo chip in un cellulare, c'è varia elettronica, strano che rimanga uno e tutto il resto si polverizzi. Comunque, insomma, sembrerebbe che quel chip non è
quello che rimane del cellulare di Alice. Il cellulare di Alice è stato portato via. E questo per me è interessantissimo, perché la cosa più logica, voi capite, non è quella che l'assassino di Alice voglia guadagnare qualche soldo in più, magari vendendosi il cellulare della persona che ha ucciso, perché è assurdo. Per guadagnare 4 soldi rischia di farti prendere, perché quella è una cosa che ti incrimina, avere il cellulare di una persona uccisa. No, l'unica cosa logica è che chi l'ha portato via è perché ha voluto cancellare tracce di contatti di Alice con qualcuno, magari con lui, magari col colpevole, appunto. In quest'ottica è interessante notare che è emerso, anche se qui devo dire non ho capito bene sulla base di quale prove schiacciante, che insomma non c'è nessun elemento che faccia pensare che Alice e Mohammed Galou si conoscessero. Se questo fosse vero, per me è realistico, solo che la prova schiacciante è difficile da ottenere, secondo me, sarebbe un po' un paradosso che Mohammed Galou uccida Alice, bruci la macchina, prima però si porti via il telefono, perché vuole cancellare che cosa? Tutti i rapporti che lui ha avuto con Alice? Ma se non si conoscevano, non c'era nulla da cancellare, capito? La logica dovrebbe funzionare in questo modo. Ovviamente questo da un lato può far pensare che non c'entri niente Mohammed Galou, oppure se lui risponde all'input di qualcuno, cioè è l'esecutore di un mandante, è il mandante che gli ha detto brucia sta macchina e poi portami però il cellulare di Alice che devo cancellare tutto il traffico che è stato tra noi, dice il mandante Mohammed Galou. A questo proposito vi ricordate che c'era quel mistero di che cosa aveva fatto da una certa ora della mattina, insomma, fino alle 10 del mattino, Mohammed Galou, no? Ovviamente c'è la tesi giustamente innocentista che bisogna sempre considerare, che lui invece di tornare a casa si è andato un po' a zonzo sotto la pioggia camminando di notte. L'altra ipotesi, quella in cui lui abbia bruciato la macchina, era comunque inquietante, strano che non andasse a casa sua, come se avesse dovuto fare qualcosa di importante, e io dico relativo al crimine, nell'ipotesi colpevolista, e non di andare a giocare ai videogiochi o farsi le pippe, cioè le pippate. Adesso viene in mente un'idea. Lui potrebbe aver preso il telefono e portato al mandante, dopo aver eseguito l'ordine. Solo un'ipotesi, ovviamente, nell'ottica colpevolista. Comunque, il fatto che il telefono non ci sia, per me, significa proprio è stato per lavorarci dietro. Tenete conto di una cosa a questo proposito. L'idea che la cosa più semplice sia bruciare, distruggere il telefono per cancellare tutte le tracce è un po' ingenua, perché molte tracce di chat, di cose, di siti, rimangono nei server. Quindi, se tu bruci, distruggi il telefono, ok, non trovi il telefono in cui guardare dentro, ma gli inquirenti hanno la possibilità di analizzare log e cose varie dei server, i computer che formano internet. Per rimuovere le cose lì bisogna che tu hai l'accesso a quel profilo, quindi chi ha preso questo telefono può essere entrato in tutti i vari siti, cose, WhatsApp, questo e quello a livello di server e dare i comandi di cancellazione. Questo va fatto col telefono ancora funzionante. Dopo aver cancellato tutto questo lo puoi distruggere. Quindi diciamo che questo fatto che il telefono sia stato portato via per me è dall'idea che l'idea, quantomeno, di chi ha avuto quest'idea, dai, di fare questo lavoro è qualcuno che conosceva bene Alice e non lo sconosciuto Mohammed Galou, che l'aveva appena incontrata quella sera, capito? Ovviamente tornerà a parlare di questo discorso del cellulare perché è molto importante. Poi, qui c'è un discorso che non vorrei ricreare i problemi che ho detto prima, no? Avevo parlato all'inizio del fatto che non era un'accusa del tipo che è strano che qualcuno difende Mohammed Galou. Qualcuno, più di uno, magari crede che sia completamente innocente. E lo crede perché ha una certa idea nella testa, se è stato uno e non è stato l'altro. E va bene. Riguardo al fatto appunto che Mohammed Galou sia del tutto innocente, ci sono stati alcuni elementi che sono venuti fuori in questa seduta, no? E secondo l'avvocato Ghini, che non vorrei sbagliarmi appunto perché devo ancora memorizzare tutti quanti i nomi degli avvocati, l'avvocato Mohammed Galou, sembra che invece la situazione del suo cliente stia migliorando molto, no? Con argomentazioni che ha sostenuto anche prima di questa seduta, d'altronde. Per esempio, riguardo
ai pantaloni, ecco, i pantaloni di Muhammad Galuri, i pantaloni più famosi d'Italia a questo punto, ci sono state affermazioni un po' contraddittorie da parte di vari periti avvocati, perché c'è chi ha detto non si può dimostrare che siano gli stessi quelli trovati rispetto a quelli che aveva quel giorno, c'è chi dice invece sono gli stessi ma non si può dimostrare il contrario, un gioco così, no, di ribaltare le frittate in un modo o nell'altro. Comunque sicuramente su quelli trovati non si sono trovate tracce di olio esausto. Poi c'è la teoria che era già uscita, secondo cui non è neanche detto che è stato usato l'olio esausto, e poi che l'impronta digitale e, diciamo, di DNA trovato sulla tanica potrebbe essere stata lasciata lì giorni e giorni prima, no? Argomenti. Ora, io non lo so se mi conviene fare questo discorso, perché quando l'ho fatto con Herb è successo un po' un finimondo, cioè va bene ascoltare gli avvocati, sono brave persone, alcuni sono bravi anche tecnicamente. L'unica cosa che io dico è, tu sai che un avvocato per lavoro non può essere proprio obiettivo e super partners, lavora in modo specifico per migliorare la posizione del proprio cliente e va bene, però noi dovremmo ascoltarlo con un po' di spirito critico. Del tipo, andiamo a vedere se queste affermazioni sono tutte convincenti, perché secondo l'avvocato Muhammad Galul non c'è nulla contro Muhammad Galul, ma è quindi un errore giudiziario che lui venga tenuto ancora in carcere. In realtà queste argomentazioni non convincono completamente. Adesso le proviamo a vedere un po', È un capitolo breve, abbiate pazienza, è tutto intorno all'olio esausto che poi in modo indiretto è sui pantaloni, perché sui pantaloni si cerca le tracce di olio esausto. Allora, si dice che in pratica non c'è prova che sia stato usato l'olio esausto, perché non si è trovato questo olio esausto sulla macchina, eccetera, all'interno. Ok, io ho una mia ipotesi, magari si è bruciato. Una volta bruciato non è che ci sono dei residui da cui puoi riconoscerlo. Per me sarebbe stato più significativo non trovare l'olio esausto e trovare tracce di altri combustibili, benzina, cherosene, che ne sai, gasolio, ma non mi risulta che sia stato trovato neanche quello. Per quel che ne so non si è trovato nemmeno la benzina del serbatoio dell'auto, perché anche quella si è bruciata completamente. In quale caso si riesce a trovare tracce del liquido infiammabile usato? In una dinamica completamente diversa da quella del caso di Alice. Una dinamica in cui qualcuno, magari usando olio esausto, dà fuoco alla macchina. Poi, supponendo sia in un luogo così, pieno giorno, gente che arriva, subito vanno a spegnere il fuoco. A questo punto è possibile che siano rimaste alcune gocce di questo olio cascate sotto un sedile in una fessura che non sono arrivate a bruciare. Le trovi e dici, ecco, guarda, olio esausto. Ma pochi minuti, sapete quanto è andato avanti a bruciare la macchina? 14 ore, dalle 7 alle 21. Cioè, cosa volete che rimanga a questo punto? Neanche una goccia. Che questo ancora non dimostra che sia stato usato l'esausto, però è un po' così, un giochetto dire non si è trovato l'esausto, è perché ha bruciato per 14 ore e ovviamente non ce n'era più traccia. Riguardo i pantaloni, sembra che alcuni dicono, perché ci sono opinioni diverse, che il perito non è stato in grado di dire con certezza se erano gli stessi oppure no. Cioè, in pratica, quelli trovati a casa, Muhammad Galul, eccetera, e quelli visti dalle telecamere. Perché sono molto simili, alcune macchie sono simili, altre sono un po' diverse. Ok, io ho una mia idea al riguardo, che potrà sembrare un po' deludente. È un dubbio più che altro, un'idea è una parola grossa. Ma siamo così sicuri che una persona che solleva una tanica, che non è un piatto, come i piatti del cibo, quello della minestra, ma è una tanica con un piccolo tubo, magari persino un tappo sopra, solo per spostare di qualche metro se lo rovescia addosso, così dopo prende fuoco anche lui come un bonzo. Non sarà che magari è facile portare la tanica, rovesciarla sulla macchina senza avere neanche una goccia addosso ai vestiti? È un dubbio. Poi se si scopre che vende Dio Tremes, chi l'ha fatto? Allora, ecco, è strano che con quel continuo traballare non gli sia andato addosso neanche una goccia. Ma per me è più probabile che non ci sia proprio il discorso di trovare dell'olio esausto addosso a qualcuno. Probabilmente tutta questa idea è nata perché si è intuito dalla presenza di quella tanica che è stato usato dell'olio. Poi
gli amici del cugino, uno di questi due ha detto sembrava avere macchie di olio, ma sembra che insomma Muhammad Gallun fosse una specie di Pig Pen lì, che era costantemente sporco come vestiti, insomma. Per cui macchie di tutti i tipi che possono sembrare d'olio, ma per me può benissimo essere che non le avesse mai avute, nemmeno se fosse stato lui ipoteticamente a dar fuoco alla macchina. Questo come piccolo dubbio, diciamo. Poi c'è la faccenda dell'esame tossicologico. No? La mamma di Alice, Patrizia, aveva un po' anticipato sotto il mio video nei commenti precedente, dicendo l'esame tossicologico ha negato ogni utilizzo di sostanze. No? E questo è venuto fuori e confermato in questa seduta, in questa così piccola lista di esami, ecco, di esiti. Però bisogna dire che più di un avvocato, perito, eccetera, ha sollevato degli strani dubbi. Cioè che in pratica sono stati portati diversi capelli, no? Presi da spazzole in casa. Da notare che io avevo appunto il dubbio, col cadavere carbonizzato, che i capelli, che sarebbe il sistema più semplice per fare un esame di quel tipo per la droga, utilizzata anche in mesi precedenti, ovviamente non c'erano più i capelli, no? Non avevo proprio pensato all'ipotesi di cercare i capelli invece in casa, magari attaccati a una spazzola, a un pettine. È stato fatto questo. E l'esito è stato negativo, non c'è traccia di utilizzo di cocaina e anche altre sostanze, diciamo, che potrebbero causare tossicodipendenze. Quindi sembrerebbe un esame molto chiaro, no? Un esito molto chiaro. Però è venuta fuori una cosa un po' buffa o tragica. Che alcuni di questi avvocati, se non mi ricordo il nome, abbiate pazienza, ha detto sì, però non sappiamo neanche se questi capelli che sono stati portati a far analizzare fossero di Alice Neri. E qui è grossa sta faccenda. Cioè, secondo me si riesce a sapere se sono di Alice Neri quei capelli. Si fa il test del DNA. Come si è trovato il DNA sulla spallina del reggiseno, così si può scoprire se quei capelli, alcuni di quelli, sono di Alice e quali no, perché in effetti ha parlato una persona di capelli di diversa lunghezza, tonalità, persino epoca. E cioè io non so se questa spazzola è stata trovata in un baule in soffitta, ma la mia idea è che non dovrebbero essere molto più vecchi di qualche settimana, ogni tanto si pulisce pure la spazzola, c'è la verità. Comunque c'è la possibilità che magari, perché in buona fede anche i familiari non sono in grado di riconoscere a colpo d'occhio, magari qualcuno di questi capelli fosse della figlia Anastasia, della stessa mamma di Alice, adesso non so bene da dove è stata presa questa spazzola. Per cui ok che c'è questo dubbio, ma io spero che si prenderanno il disturbo di controllare quale di questi capelli sono effettivamente di Alice. Comunque nessuno di questi capelli ha mostrato segni di uso di sostanze. Un'analisi d'ampio spettro che in pratica ci dice che non ha mai fatto uso di queste sostanze, nemmeno in passato. E io credo che qualcuno di questi capelli sarà anche un po' più recente, insomma. No? Sarebbe strano che fossero tutti di anni fa addirittura. Comunque c'è questo piccolo dubbio che è venuto fuori, ma che secondo me si può risolvere. Si fa il test per vedere di quale capello, cioè quale capello, e tutti sono risultati negativi, apparteneva proprio ad Alice Neri. Parliamo anche un attimo della spallina, perché qui, allora, santo cielo, è venuto fuori primo che il secondo DNA, cioè un DNA si è scoperto sulla spallina che era di un carabiniere. Il DNA sulla spallina, no? Si era parlato di un DNA che era di un carabiniere, che si è scoperto che di un carabiniere è stato tolto. Ce n'era un altro che invece sembrava interessante. Io già lì però vi dicevo magari di un altro poliziotto. E in effetti alla fine è venuto fuori che era di un altro carabiniere. Qui però c'è un ulteriore mistero. Ovviamente il carabiniere che era giustificato il DNA perché erano lì sul luogo del trovamento. Però poi ci sono affermazioni diverse sulla presenza di un DNA, un terzo DNA molto degradato, che un avvocato dice che c'è, un altro dice che non c'è, che ce ne sono solo due. Si sentono versioni diverse, ovviamente. No? Vedremo di chi è questo DNA degradato. Magari era di questo che la mamma di Alice nel video passato, nei commenti, diceva forse è di Nicolas, cioè il marito di Alice. Perché all'inizio, quando aveva detto quelli, ho pensato, ok, però avevano escluso che facesse parte di qualcuno degli indagati. Ma in realtà quello era il DNA integro,
che poi si scoprirà essere di un secondo carabiniere. Questo degradato invece penso che è stato controllato, almeno per esclusione, e eccezionalmente non è di un carabiniere, per cui può essere più significativo. Ovviamente, se avesse ragione anche in questo caso, come ha avuto per l'esame tossicologico la mamma di Alice, e fosse di Nicolas, essendo il marito, non conterebbe quasi nulla, perché è normale che il marito possa essere un po' intimo con la moglie in casa e possa toccare le biancherie intime in alcuni casi. Da notare che anche se, e vedremo un po' se esiste questo DNA degradato, non fosse significativo, tipo di Nicolas, cioè nonostante non è che per questo perda interesse la spallina rimane un grosso mistero, perché col DNA di Alice è suo, insomma, non ci sono DNA sopra magari, ok, però ci sono dei misteri comunque intorno a questa spallina. Io ne ho identificati tre. La distanza dalla macchina, 10-11 metri, molto strano se è accaduto in una dinamica di aggressione là dove c'è la macchina che finisca così lontano. Un altro mistero è il fatto che sia staccata su entrambi i punti la spallina, che è strano perché tirandola si rompe su un lato, ma l'altro dovrebbe essere attaccato al reggiseno. Un terzo mistero di cui non ho parlato, ma è sottinteso, è il fatto che il colpevole la l'abbia lasciata lì. Capite che è un pochino strano? Non credo che sia stata lì a strapparsi la spallina da sola, giusto? Quindi il colpevole l'ha strappata, la tocca e poi la butta lì. E perché? Ha bruciato la macchina per cancellare ogni traccia, quindi nella sua mente del colpevole c'era l'idea, esiste sta faccenda del test del DNA. Perché nel caso Spallina se ne è fregato? Tre misteri. Adesso io voglio provare a fare una ricostruzione, ma solo per la Spallina, per immaginare come potremmo risolvere tutti e tre i misteri. Così vediamo anche perché queste ricostruzioni, secondo me, sono utili, anche se sono un po' basate sulla fantasia. Allora, prima di tutto vi devo dire che qua ho un caldo che sto morendo, proprio non riesco a parlare, mi viene da tossire dal caldo e continuo a interrompermi per quello, perché io non lo sopporto il caldo, ma questa è una cosa tra parentesi. Ricostruzione, no, è una cosa che ho fatto mille volte in passato e alcuni hanno anche avuto perplessità, dicendo ma che serve che ti immagini tutto, i dialoghi, le cose, quando è chiaro che da quei pochi elementi non si può immaginarsi tutto. È vero, ma la mia idea è un'altra. Se tu riesci a fare una ricostruzione plausibile, che funziona e che non è contraddetta da nessun elemento conosciuto, questa sarà una ricostruzione plausibile. E è una cosa che ha un valore, perché non è automatico poter inventarsi tutte le ricostruzioni plausibili che si vuole. Alla volte non ci si riesce, vuol dire che quella ipotesi è proprio sbagliata. È un modo, diciamo, per far selezione. Qui adesso ho cercato di immaginarmi come spiegare tutte e tre queste stranezze della spallina in una singola ricostruzione, che però riguarda solo la storia della spallina. La prima parte vi avevo già detta nel video precedente. Secondo me l'unico modo, l'unica ragione, l'unica dinamica logica per cui questa spallina finisce per essere completamente strappata dal reggiseno, e a questo punto sembra tirare in alto più che altro, è perché è stata usata in modo rudimentale per trascinare il corpo di Alice per un breve tragitto del tipo Alice è morta in macchina e sui sedili posteriori. Il colpevole vuole far scivolare fuori per metterla nel bagagliaio. Non vuole prenderla per i capelli, che va un po' contro l'istinto, diciamo, di tirare per i capelli una donna, che non è da gentiluomini, anche se questa è la mazzata, ma sorvoliamo su questo. Si parla di reazioni istintive qua. Vede queste specie di maniglietti che sono le spalline del reggiseno, tira leggermente, però una si rompe, su un lato solo. A questo punto non rinuncia, ci riprova di nuovo, tira ancora l'ultimo lato, si stacca anche quello. E qui bisogna pensare che cosa fa questa persona. Per me è ovvio che cosa fa. In una situazione così si fa una cosa istintiva. Ce l'hai in mano, la metti in tasca, non pensi ad altro, non la butti lì che possono trovarla. Non pensi neanche a come riparare il reggiseno. La cosa più semplice, la metto in tasca e intanto vai avanti a spostare il corpo. Poi ti dimentichi di averla in tasca. A questo punto, quando poi arriva nella zona dei laghetti, gli casca fuori per puro caso. Questo spiegherebbe tutti e tre i misteri. Il perché è staccata su tutti e due i lati, perché è stata usata per tirare fuori il corpo e dopo un primo tentativo, rotto un primo lato, tira anche il secondo. Spiega anche il mistero del perché la lascia lì.
non si accorge che gli casca dalla tasca. Spiega anche la distanza. Gli può cadere in tasca, dalla tasca, in qualunque punto della zona dei laghetti, anche quando è lontano dalla macchina. Ma qui è interessante una cosa. Questa ricostruzione di fantasia può essere corroborata o smentita da una specie di verifica. Il proprietario di quella tanica ha detto di aver spostato la tanica o messa lì addirittura pochissimi giorni prima dei fatti del venerdì. Questo vuol dire che lui dovrebbe conoscere la posizione originale che aveva la tanica, dove lui l'ha messa. Sarebbe un'interessante coincidenza se si scopre che la spallina era molto vicina a dove era la tanica originariamente. Perché per me, quando tu hai un oggetto come una strisciolina di stoffa messo in malo modo in tasca, non è sicuro che caschi, ma è più probabile che cascherà fuori quando fai un movimento particolare, come piegarti in avanti per sollevare una tanica. Sarebbe una coincidenza interessante, come dire, la persona aveva in tasca questa spallina, si piega, si sforza di prendere questa tanica e in quel momento li casca giù. Si tratterebbe di chiedere al proprietario della tanica se si ricorda segnare il punto nella mappa dei laghetti e poi vedere se proprio lì è stata trovata la spallina, che sarebbe un po' un modo per confermare questa strana teoria. Allora, il video è breve ed è quasi già finito, ma parliamo di ricostruzioni, abbiamo parlato del terzo uomo, abbiamo parlato del fatto che ci sono idee diverse e che non bisogna arrabbiarsi, si può avere idee diverse senza essere malvagi. Vorrei lasciarvi con una specie di sfida, ma non è una provocazione, è proprio datemi informazioni in più. Cioè, in pratica moltissime persone credono che sia il terzo uomo il colpevole, no? E potrebbe essere, anche se gli inquirenti la pensano in modo diverso. Mi potete fare, chi ci crede ovviamente, solo a queste persone, una ricostruzione completa? Un po' come quella che fa da spallina, ma ovviamente di un fatto un po' più eclatante. Come avrebbe fatto a ucciderla? Tenete conto che per un po' completa, un po' dettagliata, intendo dire dove, quando, come. In quest'ottica una ricostruzione del tipo è ovvio che l'ha uccisa lui, ha distrutto le tute con le tracce della morte, no? Tutto pieno di olio esausto, perché tutti quelli che prendono la tanica prima si era lasciato addosso, secondo questa teoria. L'ha uccisa perché aveva paura che Alice raccontasse alla moglie della storia, no? Questo può andare bene come movente, un po' melodrammatico, perché se tutti gli uomini che fanno i cretini con una donna poi la uccidono con questo dubbio, ci avremo le strade lastricate di donne morte, ma sorvolo perché con i femminicidi che ci sono siamo quasi vicini a quel livello. Il dubbio è però, se dopo questi giusti input tu mi dici e poi quella notte è uscito, l'ha seguita e l'ha uccisa in qualche modo, no, in qualche modo non è dettagliato. Come ha fatto a ucciderla? L'ha uccisa di notte, ha seguito la macchina e quando un uomo scende se la mette di traverso per fermare quella di Alice? Gli ha mandato dei messaggi per dire di fermarsi? Non risultano questi messaggi. Si è fermata comunque Alice oppure aveva un appuntamento ai laghetti? Come mai risultava invece per la targa e per il cellulare GPS che era nella zona di un bar di San Prospero a quell'ora, il terzo uomo? C'è anche un testimone, un collega che dice di averlo incontrato lì. Potete inventare quel che volete, questo è il bello. Però poi faremo un'analisi di verosimiglianza. Per esempio, puoi immaginarti la macchina sembra lì perché ha chiesto a un suo amico di guidare la sua macchina, gli ha dato il suo cellulare, così si vede la targa. E poi ha detto all'altro amico di far finta di riconoscere quest'altro amico che è arrivato in macchina, che non è il terzo uomo. E poi cosa ha fatto? Ha dato a piedi, ha preso un taxi? Va bene tutto, lo scrivete, i dettagli di come e quando è successo. Perché se provate a usare i dettagli invece di usare il sesto senso, mi sembra che sia lui in qualche modo è stato lui, vi renderete conto che non è così facile fare neanche una ricostruzione plausibile. Tenete conto che io sono abbastanza bravo nel fare queste ricostruzioni, sono 2 settimane che ci provo e non ci sono ancora riuscito. Una volta ci sono andato vicino, con una ricostruzione che è vagamente plausibile, ma estremamente irragionevole in alcuni punti. Ma non ve la voglio dire per non influenzarvi. Prima voglio sentire chi è convinto che mi faccia il racconto. Quando e dove, cioè a che ora fa fare questo, potete scegliere se fa tutto da solo, il terzo uomo, o se ha come complice Mohamed Galul, va bene tutto, è un racconto di fantasia, però voglio le ore, quello che succede, chi è che va ai laghetti, quando viene bruciata la macchina, come mai sembra essere a San Prospero alle 5:30 del mattino. Vediamo un po',
magari ci riuscite, e poi analizziamo tutti insieme la verosimiglianza di questa ricostruzione, perché sono anch'io curioso, perché per ora io non sono riuscito a farne una davvero realistica. Il video finisce qua, non metto qui la soluzione al quizzone perché la metto nel prossimo video su Alice, che è quello dove ci sono anche i commenti, dove spero qualcuno avrà provato a rispondere al quizzone, così è più collegato, no? Probabilmente delle grandi novità, speriamo grandi, potrebbero arrivare il 4 luglio, la prossima udienza è il 4 luglio, ma noi comunque discuteremo anche un po' prima di quella data. Per cui niente, insomma, il video finisce qua. C'è anche questa cosa che vi invito, chi pensa di sapere come ha fatto il terzo uomo, a raccontarlo un po' in dettaglio, chiave ipotetica ovviamente, poi ne discutiamo. E poi ci risentiremo in un prossimo video in cui ci sarà anche la sezione commenti. Per intanto vi saluto, vi ringrazio tutti e vi do un abbraccio.